Ragazzi, colazione fatta e si parte per questo nuovo video. Oggi ragazzi sono le 8 di mattina, 8 e un quarto circa. Adesso farò il giro delle Cinque Terre. In pratica ragazzi mi sono accorto che ieri sono arrivato alla parte finale delle Cinque Terre, cioè da dove sono arrivato io, ovvero dalla Spezia. Poi ho fatto l'ultimo pezzo in autostrada, ma ho saltato in pratica tutte le Cinque Terre, sono arrivato alla fine. Quindi oggi ripercorrerò al contrario, senza autostrada, ovviamente, tutte le Cinque Terre. Poi tornerò indietro senza autostrada, sempre, e andrò a prendere poi la strada della Valtrebbia per tornare appunto verso Piacenza e poi verso casa. Ma va che spettacolo! Via che già si parte! Con le strade belle subito di prima mattina. Comunque Levanto, località consigliata dove poter pernottare per poi partire appunto alla scoperta delle Cinque Terre. Ci sono campeggi, alberghi, bed and breakfast, tutto quello che volete, ragazzi. Ma va che bello! Va che bello! Vai con la chicane! Chicane! Ma che spettacolo! Troppo bello! No, ma va che bello! Va che bello! In Mar Ligure, ragazzi, in Mar Ligure! Ok, altra strada che ci porta verso Vernazza. Qua si vede ancora Monte Rosso dall'alto, guardate, non so se vedete, penso di sì. Figaro, che stradina! Che stradina! Ma va che spettacolo! Thank you.
che stradine, che ma tanto non si può andare a Nannacci perché è strada chiusa. Quindi ragazzi, tornemos Andrio, andiamo a Corniglia, no, l'altra, aspettate che imposto un lunavigator. Ok, ci vediamo alla prossima terra. No, ma ragazzi, guardate che spettacolo. Che spettacolo! Mamma! Wow! Corniglia quella si chiama! Madonna santa! Comunque siamo al terzo paese. Che spettacolo, Cece! Cioè, dovunque ti giri c'è qualcosa di davvero incredibile da vedere. Poi queste strade, l'ideale in moto, in macchina, spettacolo, bella atmosfera. Yeah, 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 yeah. Ti prego, non mi uccidere il mood. Va, che spettacolo. Corniglia. Bello. Beh, adesso si torna indietro, che la strada è finita. E ci vediamo nei pressi della prossima terra. Ok, sono quasi giunto al penultimo paese delle cinque terre. Diciamo, le strade sono un po' miste. Questa qua principale è molto bella. Magari altre, quelle un po' più piccoline, sono un po' tenute peggio, però comunque le viste sono sempre stupende, spettacolari, molto molto belle, panorami fantastici davvero. Ma che spettacolo, guardate. Cosa dite allora di queste cinque terre? Per me sono davvero spettacolari, molto belle. Consigliato venirci in moto assolutamente. Adesso sto arrivando in quel di Manarola, che è il quarto paese. Ok, ora stiamo arrivando all'ultimo paese, ovvero Rio Maggiore, e qua si ha tutta la visione di sto spettacolo qua, guardate tutte le cinque terre, bello, ma che spettacolo. Ma mi sa, appunto, di qua non si può andare avanti, quindi torniamo l'indietro. Io direi che ci vediamo poi più tardi. Che bello però. Quando andrò a imboccare la Val Trebbia, a
A dopo ragazzi, a dopo. Non potevo non farvela vedere questa stradellina. Mamma mia, guarda. Tutto in mezzo al boschetto. Siamo sempre zona 5 Terre. Che bello. Bello, bello, bello! Ai boschi. Spero che si senta qualcosa con sulla mentoniera. Comunque vabbè, adesso si riapre un po' questa strada principale e ci vediamo quando arriviamo all'imbocco della Val Trebbia.